Comunque, Di Maio, devo darvi una notizia che non abbiamo dato vi oggi. Vi leggo un'altra cosa. Sì, vi leggo un'altra cosa. Addio, aspetta, perché ce l'avevo qui. Eccolo qua. Addio alle felpe auto etniche celebrative. Addio alle divise da forestale, da pompiere, da poliziotto e da paracarabiniere. Addio alle Salvini, toppe, ai cordini. Esatto, addio. Inizia la campagna elettorale in Emilia-Romagna. E allora ecco il nuovo look di Salvini consigliato da qualcuno. Girocollo alto e calzoni in velluto. Ma che vuol dire? Ma non vuol dire niente questa roba qua. Non niente. Si presenta come il leader della sinistra che deve risollevarsi, no, scusami, perché Salvini è stata troppo prova nei salotti, chic per sedurre l'Emilia Romagna. Scusami, ah, no, Salvini, titolo di un giornale. Ma non c'è Salvini la parola armocromia. Non c'è la parola armocromia. No, perché armocromia. Non avrà fatto, ma qualcuno gliel'avrà suggerito. Lorenzo da Firenze, suggerito. Poi ti presento un ospite Salvini che conosci prova molto a trasformarsi bene. Salvini in Bertinotti per sedurre l'Emilia Romagna. Dimmi, caro, dimmi. Lorenzo, stai zitto, Madonna. Calma, dimmi Lorenzo, dimmi. Sì, allora, io volevo subito attaccare la Schlein, sì. perché se non ti sai vestire non puoi guidare né un partito né un paese, perdona, ma è veramente una roba. Ma che vuol dire non si sa vestire? Come fai a questo è un tuo non giudizio? Non si sa vestire da sola, ha bisogno della rincoglionita della persona sciocca. No, no, non si sa vestire da sola. Non esageriamo, rincoglionita, quello è un genio, ho detto, è un genio perché vende quella roba lì, perché vende l'armocromia, no, il color glauco. Il suo mestiere è un non genio, è il color è un genio perché è un genio perché è fa un lavoro di incapace come a gente come la Schlein. Ma perché lo dite anche ai consulenti di immagine degli altri leader? Non ho capito. Non so, è diversa la cosa, cioè, non lo vuole capire. Il consulente d'immagine non è un lavoro. Allora, mettiamoci d'accordo. Posso dirti una cosa, David? Secondo me ha sbagliato a fare quell'intervista. Per favore, ti vai un po' a fanculo, per favore. Premesso che ha sbagliato a fare quell'intervista, perché è meglio non dirlo. È meglio non dirlo. Ha sbagliato. Parli solo te. Non è possibile. Ci può avere il contraddittorio o parli solo te? Sì, Maremma Maiala, tutti, ecco l'altra, tutti hanno un consulente d'immagine. Maremma Parenza, ha ragione. Tutti hanno un consulente d'immagine, tutti quanti. È un'ipocrisia sostenere il contrario. Grazie Lorenzo, grazie. Viva la Toscana! Allora, andiamo in studio. Beh, era un po' di tempo che girava nella nostra testa di riportare in studio una protagonista dello spettacolo del passato che ha pagato i suoi conti tempo fa già con la giustizia, sì. E che oggi a 51 anni, devo dire la verità, è ancora notevole, posso dire complimenti. Cosa aveva combinato? Complimenti signora Lubamba, infatti, Silvi Lubamba, conoscete? Buonasera, applausi per Luba. Innanzitutto questo nome, lei mi ha detto prima che questo nome è il mio cognome, sì. Il tuo cognome Lubamba, sì. Veniva un po' storpiato, sì. Quando lei era giovane in Toscana. Sì, sì. E in qualche modo, in che modo ce lo può dire? Eh sì, il mio cognome veniva simpaticamente storpiato in Silvi La Pompa. Ah, in Toscana, perché lei è toscana, diciamo, di nascita. Sì, sì, nata e cresciuta a Firenze da genitori congolesi, come il signore che è intervenuto prima, Lorenzo. Sì, assolutamente, beh, sicuro. Silvia è diventata Pompa, famosa perché, col programma sì. Marchette di Chiambretti. Sì, sì, con la K, non con la CH. Sì, sì, Marchette. Scusi, perché Silvia La Pompa? Scusi, ci può dire questa Vabbè, cosa? No, no, Silvia La Pompa perché... No, c'è una spiegazione. Perché i maschietti, ma sì. Anche le femmine, sostenevano sì. Che io avevo una bocca predisposta sì. Per Vabbè, i rapporti questo. Orali. Ah, così, ed era, vero, sì. Ed era vero o no? Per la dimensione delle labbra. Infatti mi dicevano, tuttora mi dicono spesso, sai, osservo le tue labbra sì. E in qualche modo mi viene in mente, ma beh, chissà però, come sei brava nei rapporti però, scusi, orali. C'è anche da dire che lei dal 2019, dal febbraio del 2019, non fa sesso. No, io non pratico. Non pratico. Cioè, yes. Sono 4 anni che lei non tocca palla. Diciamo non tocco palla e tra l'altro, ma come vola il tempo? Sembrava meno. 4 anni. Sì, quattro anni. Sono che interesse ha questa roba? Con un intermezzo. Sì, sì. C'è stato un intermezzo di quanti? Di 2 giorni, sì, sì. Due sveltine, diciamo. Diciamo, sì, no. Sì, no, una nottata. Una nottata intera? Sì, sì. A gratis, naturalmente, per passione, sì. Non per denaro. No, no, non per denaro, ma per amore. Ma tra per l'altro, amore. se la cosa andava avanti, io a quest'ora ero la fidanzata di un noto imprenditore pisano. Lei non punta mai in basso, punta sempre dove ci sono i quattrini, signora Lubamba, però è un suo vizio, sì, questo qua. Sì, sì, lei piacciono uomini facoltosi, lo dica, non c'è nulla sì, di cui vergognarsi. No, ma a me piacciono uomini facoltosi, assolutamente. Cioè, con sì, i soldi, con il denaro. Con il denaro. Molto a me bene. Piace fare... Allora,
Deve fare no, a me, no, a me piace, mi è sempre piaciuta la vita agiata. Cioè lei con un operaio dell'Ital Cider non si fidanzerebbe mai, non userebbe mai quelle sue labbra con un operaio dell'Ital Cider. Assolutamente no, però potremmo diventare grandi amici. Sì, null'altro. Lei usa la sua bocca solamente su persone molto molto famose che le potrebbero assicurare un futuro radioso, anche se lei ha 51 anni. Radiosa, certo, sì, okay. Sì. Allora, dunque, è una forma di prostituzione. No, che forma di prostituzione? Ognuno fa quello che vuole nella sua vita. Se uno vuole scopare solo con persone coi soldi, lascia scopare solo con persone coi soldi. Non mi posso innamorare di una persona che non è ricca, è pazzesco. Ma no, ma non è pazzesco, è la realtà. Allora, però, sta dicendo questa signorina. Prima di entrare qui, la signora Sibilu Bamba mi ha fatto una rivelazione. Ma non c'è da ridere, è drammatico, non c'è nulla da ridere. No, è drammatico, lo so, però mi piace. Come vede Parenzo, le piace come uomo, signor Parenzo? Sì. Troverebbe di più me o Parenzo? Te. Vabbè, questo sì, no, no, Parenzo, comunque io provo grande affetto perché quando conduceva Iceberg mi invitava su Tele Lombardia. In quota nera. Eri la quota nera, diciamo. Ero la quota nera. No, la di quota solito nera. Vabbè, era già della Lega. Era già della Lega quando la invitavo io. Sì, sì. Allora, Cassiano Bamba, prima di entrare qui, mi ha fatto una rivelazione. La rivelazione è questa. Io ho in mano questa tesserina che noi conosciamo per essere, diciamo, patrimonio di Pasquale Lino Romano. Signora Sibilu Bamba prende il reddito di cittadinanza. Questa è la realtà. La realtà è questa. Come eccolo qua. Da qualche anno, perché avrà diritto più come Pasquale Lino Romano di prendere il reddito di cittadinanza. Io combatto il reddito di cittadinanza. Ma Pasquale Lino Romano è quel signore napoletano, di Napoli, sì, che di tra Napoli. L'altro ho scoperto che è più piccolo di me di età. Sì, ha 48 anni, sì, dimostra un po' di più. Pazzesco, lei. Sì, salutiamolo. Lei lo disprezza? Assolutamente no, lo disprezzo. Cioè, se lo farebbe Lino Romano, no, perché è povero. Ma per carità. No, non se lo farebbe mai perché è povero e anche bruttino, diciamo. No, perché è volgare. No, ora, brutto, osceno e volgare, vabbè, punti di vista. Non mi piace esteticamente. Ecco, appunto. Ma certo, ma è terribile. Dai. Allora, questo qua è la tesserina del reddito di cittadinanza. Lei quanto prende di reddito, signora Lubamba? Ma si può dire? Ma certo, no, che si può dire, è tutto legale, tutto normale, tutto trasparente, certo, dica. Ma non si può dire. 700 euro, quanto prende? 750, quanto prende? No, un po' meno. Un po' meno, quanto prende? 690, quanto prende? Sì, 500. 500 euro sì. al mese. Ma non ha una casa dove sta qualcuno? Beh, certo, dica, sta sotto devi, mica sta sotto i conti, scusa, che cazzo dici? Ma io dopo la scarcerazione sono ritornata a vivere da mia madre, quindi il mio reinserimento sociale è stato difficile, ma non inserimento sociale nell'incontrare vecchi amici, proprio a livello lavorativo, economico. E dunque lei, cioè, ha più diritto lei di prendere di cittadinanza o Pasquale Lino Romano? Diciamo la verità, questo è il punto. La signora sta facendo qualcosa per cercarsi un lavoro, a questo glielo tolgono, forse lo sa che glielo tolgono. Io sono una vostra collega, ragazzi, io lavoro in radio da tre anni. Radio web, sì, no, non è una radio web, è un FM. Sì, benissimo. Sì, To Radio, sì. Che in questo momento mi stanno ascoltando molto bene. Ma questo reddito che lei prende evidentemente è compatibile con i suoi lavori. Ecco, la cosa che vogliamo dire è che fra poco glielo toglieranno. La realtà è questa: la Meloni, zac! Vuole tagliare il reddito digitale, non gliene fotte un cazzo. Sì, no, probabile, sono pronta. Che ci fa lei con il reddito? Penso che mi durerà altri 7 mesi e poi. E poi via, non lo so. Farò nuovamente una richiesta. Una richiesta, lei non molla sul reddito digitale. Non mollo, assolutamente. Scusi un attimo, lei ha detto che non tromba sostanzialmente da 4 anni. Ma tutto il giorno la signora Lubamba? Qual è la giornata della signora Lubamba? Ma lavora, che c'è? Lei si masturba ogni tanto? No, non mi masturbo. Ma manco quello? No, neanche quello. Ma perché? È grave, infatti dovrei parlare con uno psicologo perché amici stretti mi hanno detto: Silvi, devi prendere confidenza col tuo corpo, insomma, perché comunque non è normale che tu non ti masturbi. Io questo lo dico anch'io, cioè nel senso la masturbazione. Ma non ci interessa, mi interessa. Ma non sento proprio la necessità di toccarmi. Cioè non senti la necessità. Eppure non sei, ripeto, il tuo corpo. Ha visto la dimensione del mio dito indice? Cioè, cioè? Non mi soddisferebbe. Cioè perché è piccolo il dito indice, perché lei è abituata a misure, insomma, di un certo tipo. Sì, direi di sì, come molte donne. Preferisce molte misure più consistenti piuttosto che il suo dito mignolo. Che il mio dito mignolo o indice o... Beh, no, medio. Mignolo no, medio o indice. Ce ne possono usare anche due, diciamo, all'uopo, diciamo, no? No. No, lei non le fa queste zozzerie, diciamo. No, non ma non è una zozzeria, è una... Ho capito, ma lei deve andare... Che io non... Ma lei deve andare da un consulente. Signora, lei deve andare da un consulente. Ecco, c'è un consulente all'ascolto. Insomma, una che non tocca, non si tocca, non usa
usa il suo corpo per il piacere, per relax, per il piacere, ha un problema serio. No, c'è una parte del mio corpo che tocco. E cos'è? Il seno. Mi piace massaggiarmi il seno, mi piace toccare questa cosa provoca eccitazione, le provoca eccitazione. No, piacere. Solo piacere. Piacere, non eccitazione. Da quanto tempo è che non ha un orgasmo? Questo è interessante saperlo. L'orgasmo. Oddio. Il vero e proprio orgasmo, da anni, quando ha avuto quei due giorni insieme. Sì, febbraio 2020. Febbraio 2020 lei non prova orgasmo. Sì, l'anno del Covid, quando non sapevamo che eravamo vicini alle chiusure. Cioè, lei da più di 3 anni non prova un orgasmo, ma questo è molto grave. Questo è molto grave. Io provo tantissimi tipi di orgasmi. Cioè, intellettuali, di testa, dice, di tante cose. Sì, cibo. Quanto mi piace mangiare. Il cibo. Sì. Una cosa pazzesca. E infatti sui miei social mi vedo spesso al ristorante. È tornata sostanzialmente vergine, lo sa? Sì, dice. Sì, secondo me sì, è tornata sostanzialmente vergine. Questa è la realtà dei fatti. Scusi, perché non si iscrive a OnlyFans? Sono tutte iscritte a OnlyFans? Cioè, sono tutte iscritte a OnlyFans? Venda il piede, faccia vedere il piede un attimo, il suo piede com'è. Il mio piede? Tiri fuori il piede, bravo. Ah! Tiri aiuto. Fuori il piede, signora. Tolga le cose. Tolga addirittura tolga la scarpa. Le scarpe, che faccio un fit rating veloce qua. Oddio, se lo sapevo, ragazzi. Faccio un questa è una sorpresa. Faccio un fit rating. Cremina, ecco. Faccio un fit rating. Un attimo, musica un secondo. Musica un secondo. Mamma mia, mamma. Domani mi licenziano a Toradio. Allora, fit rating veloce, facciamo vedere bene questo piede che non si vede. Fit rating veloce, prego regia, venga. Per chi sta ascoltando, stiamo facendo un piccolo fit rating al piede della signora Silvia Lubamba. Il piede che è conciato, devo dire, malissimo. No. Malissimo. Oh, piede signore. Conciato malissimo. Non è brutto perché non ha gravi, però c'ha un callo qua. Sì, una curvetta qui. Unghie un po' rovinate. È un piede che è certamente sotto il 6. Però pensavo peggio. Con questi tacchi che lei porta, pensavo peggio. Peggio. Quindi il voto è 6 meno meno. Il voto è 6 meno meno. Questo è il piede di Silvi Lubamba. Non ci posso credere. 6 meno meno. Il piede black, signora Silvia. In Italia c'è razzismo? Il piede brown. In Italia c'è razzismo, signora Silvia? Sì, c'è. No, ma non c'è razzismo. Perché non è? Perché è così parenziana lei? Razzismo nei confronti dei neri, ma lei può fare il cazzo che vuole. È stata anche in galera. In galera ha incontrato i Rom. Sì, ho incontrato i Rom. Com'erano i Rom che ha incontrato? Che sono le Rom, tra l'altro. Che tra l'altro ho difeso più volte quando la signora D'Urso mi ha invitato in trasmissione. Ma perché le ha difese? No, vabbè. Borseggiatrici, eccetera. Perché? No, le borseggiatrici, no, non parlavamo di borseggiatrici, parlavamo della etnia rom. Ecco, ma lei come li ha visti quando li incontrano in carcere? Ma dormivate nella stessa cella? Sì, il primo giorno di cella mi hanno sistemato con 3 rom, quindi eravamo la sottoscritta con 3 rom. Com'erano? No, appena sono entrata in cella volevo uscire perché avevo il pregiudizio delle rom. Invece? Ma non per i furti, ma perché cosa? Per l'igiene. E invece? Quindi avevo il timore di stare in mezzo a delle zozzone. E invece? E invece sono invece mi hanno meravigliata. Sono non più so. Pulite di altre persone. Sì, esatto, questo l'ho ripetuto. Bello questo messaggio. No, brava, questo l'ho ripetuto da Barbara D'Urso in uscita. Questo l'ho ripetuto anche dalla signora D'Urso e sono stata attaccata come per dire: "Ah, ma come gli italiani, le italiane sono sporche ma e no, le rom no". Sei meno meno, sei meno meno a questo piede. Ah, ancora 6 meno meno. Sei io meno pensavo meno. Che fosse salito il voto. Grazie Silvi, la pompa. Ma che italiani! Grazie. Italiani!